Ciao a tutti e bentornati ad Assassin's Creed Origins. Da me, da Bayek. Abbiamo fatto una pausa purtroppo forzata e stavo quasi per fare un vlog per spiegare che ho avuto un problema tecnico con Origins. Per fortuna si è risolto, per cui il vlog non l'ho fatto più. Avrei voluto scrivere un post, non ho fatto neanche quello. Perché? Perché non ho mollato la presa e ho tentato l'intentabile. E alla fine, per fortuna, la problematica si è risolta. Mi si bloccava il gioco praticamente. E ovviamente ho dovuto ricominciare tutto da capo, perché tra le soluzioni che avevo provato c'era anche di cancellare i salvataggi, per cui poi dopo a un certo punto il gioco, però, quando si comincia ti dice, mi ha detto che se volevo potevo andare direttamente a livello 45 e quindi skippando un bel po' di livelli, e siccome io mi sembra che stavo a 40 42, non me lo ricordo sinceramente con la vecchia partita, diciamo, e l'ho fatto perché se no mi sarei dovuta ripulire tutte le mappe, cioè era proprio impossibile, cioè ero arrivato a 40% di gioco, cioè rifarmi tutto quanto da capo. Mi dispiace tantissimo perché mi stavo pulendo le mappe per benino e quindi stavo facendo veramente tutto, però cioè rifarmi tutto da capo proprio no. Quindi ho skippato a livello 45 con tutta l'attrezzatura GGOP e le abilità ovviamente sono quelle, eccole le abilità. E niente, poi ho giochicchiato un po' per conto mio perché mi sono dovuta rifare comunque gli ultimi due obiettivi, che sono la iena e lo scarabeo. Io mi sono dovuta rigiocare questa parte qua, per cui adesso ci andiamo a fare, credo, il coccodrillo o la lucertola, non mi ricordo, vediamo un po'. Missioni, la lucertola, ok, adesso ci facciamo la lucertola, quindi proseguiremo da qui. E niente, volevo spiegare un attimino come mai l'assenza di Origins purtroppo Però l'importante è che ho risolto, per cui adesso possiamo andare avanti bellamente. Magari da adesso in poi la pulizia della mappa me la posso pure fa, per dire, no? Ah, ho cambiato la cavalcatura, adesso abbiamo un cammello, perché, cioè, voglio dire, mi sembra pure giusto, stiamo nel deserto, voglio dire. Adesso dobbiamo andare a parlare con Faser Farfarfat, il grande tempio di Pat. Menfi. È bellissima. Sì. Ma il fetore di un campo di battaglia. O di una tomba. Allora, aspettate un attimo perché qui c'è un papiro. Mo comincio comunque a riprendere le abitudini e quindi a rifarmi un po' di tutto, perché cioè, voglio dire, c'è un papiro, ma sto papiro non dove sta? Boh, non si sa. Qua c'è pure un tesoro, vabbè. Andiamo a parlare con questo intanto, va. Scusate, scusate. Abbiate pazienza, sta di là, devo uscire. E qua. Scusate, levatevi. Levatevi che è un miracolo che siamo qui, è un miracolo, veramente. Salve. Come osi accusarmi, codardo? A chi? A me? Tu che hai passato gli ultimi giorni rintanato tra le mura della tua casa. Ah, non ce l'ha con me. So che ce l'aveva con noi. Forse il rituale non era completo. L'hai ripetuto alla nausea. So soltanto una cosa. Se nostro figlio non vivrà, morirò. No, ti prego, mio loto, non dire così. Devo andare a casa del veggente. Lasciami sola. Mio loto. Gran sacerdote. Ah, Bayek,
Chiedo scusa, sono... Cerco la lucertola. Ah, la lucertola. L'ennesima sofferenza per menti che appassisce all'ombra di una maledizione. Malattie, pestilenze, odore di morte nell'aria. Il toro api stava quasi per morire. Gli dei ci hanno dimenticati. Il popolo cerca in me una guida, ma sono smarrito quanto loro. Push! Api, come ti abbiamo offeso! Push! La maledizione ha colpito anche me! Mia moglie Taimotep ha già perso 3 bambini quest'anno! Ora è incinta, ma se perdesse il quarto... Scoprirò che cosa accade. Va dal veggente di mia moglie. Casa sua è a sud-ovest. Se gli dei sono responsabili, mi inginocchierò con te quando ci colpiranno. Questo montone che cos'è, insomma? Era tanto incazzoso, poi l'ha liberato, non ha fatto più niente, boh. Vabbè, damosela. Allora, raggiungi la casa del veggente e parla a Timotep. Tuscopet, non so come si chiama. Aspetta, che è? Interagisci. Il toro api è la forma animale del dio creatore Ptah. Venerato nella regione di Menfi, caratteristici segni bianchi sul manto nero dimostrano la presenza del dio all'interno del bovino. Il toro viveva in magnifiche condizioni nel grande tempio di Ptah a Menfi, dove serviva da oracolo e da oggetto di venerazione per un massimo di 22 anni. In occasione della sua morte veniva mummificato... Ma mi scusi, sto leggendo! Può fare silenzio, grazie. E sepolto con una cerimonia solenne al cimitero di Saqqara, nelle vicinanze della città. Dopodiché, ma che fa? Ricomincia? Iniziamo un'approfondita ricerca del suo successore. Spesso non era semplice trovare un toro con i segni necessari per sostituire quello appena morto, e veniva cercato negli allevamenti di tutto l'Egitto. Una volta scelto un nuovo toro, veniva portato nel grande tempio con una sontuosa cerimonia lunga 7 giorni. Ok, sediamo in per di qua. C'è pure un tesoro da sti pizzi, ma non ho capito dove sta. Ed è qua. Vediamo un po' se ci riusciamo ad arrivare. Ah, ma sta sotto. Ah, no, qua? Cioè nella fontana. Vabbè. Va bene. Allora, da dove si esce? Da qua? No? Qui dove si va? Boh, non lo so. Ma io devo andare via da sto posto. Da qua? Ma arrampico? Da qua? Qua c'è un altro tesoro, però scusate, vorrei prendere. Però sta sotto, no? Sta sotto. Sì, sta proprio sotto. Niente. Vabbè. Dai e Bayek. Olè. Allora, là e là. Mi sono fatta malissimo. Allora, proviamo a chiamare la cavalcatura. Forse quel tesoro si prendeva da quel pozzo là, dove si scendeva, vabbè. Poi vedo. Via dalla strada. Villa di Omorfi. Raggiunge la casa del veggente. Parla con Taimotep. Vediamo un po'. Questa è la casa del veggente. Cresci, o luce! Avanza, o luce! Mio figlio!
Finalmente sei giunto. Chi è quest'uomo? Lui è il Salvatore. Per lunghi anni l'ho aspettato. Cosa? Presto! Aiutami a strappare mio figlio dalla morte! Procediamo con il rituale. Portami qui il calderone. Subito. Io sono il maestro dei segreti. Sì. La forma dell'anima che riposa nel... Sotis, mostrati a noi qui oggi e rispondi senza menzogne. Che i tuoi occhi si aprano. Non bere, Bayek, non bere. Libero da ogni acqua. Vieni a noi dalla corrente. Sotis, fa sì che i loro occhi si aprano. Che i tuoi occhi si aprano. E calla. Mo te spara flescia, no? Ma io boh. Ecco, cioè, posso dire? Sei cretino però, scusa, eh? Partecipa, ma non bere. Ma cos'è? Una roccia molto preziosa. Perché c'hai questi abiti? Mo? Ok. In che posto mi trovo? Boh, non saprei. Ma non so nemmeno perché c'hai questi abiti. Non sono questi quelli che porti. Vabbè, sei sparafresciato in un'altra dimensione, per cui immagini di avere questi. Ma forse non vuoi questi? Fermarmi. No? O il deserto mi inghiottirà. Io vado verso la luce. Anche se stai in alto, io seguo, no? Vado. Ma ti vuoi rimettere questi stracci, per caso? Non ti piace quello che t'ho messo? Oddio! L'ombra. È il divoratore d'anime. Oddio. Ma è un serpente. Non ci voglio andare io da quella parte. Possiamo tornare indietro? Non ti vuoi svegliare, per cortesia? Se ti svegli... Oh, guardiani, ecco. Voi che proteggete, no, le porte. Mm-hmm. Inghiottite le anime e divorate i cadaveri dei morti. Il viaggio che ho compiuto, le cose che ho visto, sono proprio come voi. Dici, eh? Oh, quello chi è? Ma non è che sei te? È vestito come te? Non me lo ricordo. Ci ho giocato troppo tempo fa. All'uscita. Eh sì, sei te. Oddio, il serpente. Oh no! Ma quante bru... Non mi dici che dobbiamo... No! Dobbiamo combattere col serpente? No, è troppo grosso, dai! Sveglia di Bayek. Non è possibile che questo è il vero serpente, scusa. Bayek. Si sveglia? Non si è svegliato, bene. Arco e frecce. Quindi?
molto Anubi, suggestive. Dio della morte. Col vecchio pazzo mi ha avvelenato. Vabbè. Veleno. Porca puzzola, affasciatissima. Come lo colpisco io questo? Ma dove tiri? Io prendo l'arco. Okay. E con esso squarcio il cielo. Dove compare? Oddio, dov'è? Eccolo. Dove? Cioè, gli abbiamo fatto il solletico, C'ho una mira sminchiata che la metà basta. Ra, proteggimi. Porca puzzola, dai. Spinge il distruttore. Ma cosa che stiamo... Ma vaffallo, lo colpissi una volta. Ma papi può essere ferito. Può essere ferito, sì, ma noi... Ah, abbiamo solo l'arco. Dai. Non divorerai il mio cuore. Insomma, non lo di troppo forte. Spero che le frecce siano infinite. Dovrei colpirlo. Ecco, là. C'hai punti deboli. Se la mia mira sminchiata mi assiste... Io sono colui che respinge il distruttore. Io sono colui che annoda la corda e cinge il santuario. Ma sarà poi... cioè, questo è il serpente o poi dobbiamo andare a caccia del vero serpente? Fa male! Vero! Quindi? Non è finita! Non siamo più sulla barchetta. La cosa mi... Dai, che è quasi morto. Ce la possiamo fare. Io non recupero neanche vita, quindi tocca stare attenti. Tocca stare molto attenti, Bayek. Oh, mi sta massacrando sto cretino. No! No, che vuol dire? Oddio! No, tira di su, Bayek! Tira di su! Oddio, cioè sto a perdere la vita! No! Ma porca puzzola, affasciatissima! Mazza quanto sei. Difficile. Muori. Per favore, muori. Mi manca un'anticchia. Dai, è morto. Dai, ce l'abbiamo fatta senza morire mai. Oddio. Sì, ma questa è una sparaflesciata, non è il vero serpente, cioè posso dire, ma cos'è? Adesso? Vado verso la luce, eh? Che è uno scatolone questo? Una pietra.
succede, papà? Papà? Ho vagato oltre la tomba, in terre oscure e solitarie. Ma ora sono qui. Sono ritornati indenni da colui che sigilla gli occhi per sempre. Mio figlio è vivo. Ringrazia gli dèi. Che cosa vedi? Il suo nemico è anche il tuo. Rifiuta il cibo del tempio. Chi lo prepara ti avvelena con la carne dei morti. Va, uccidi l'avvelenatore e rendi Menfi libera dal male. Sia lode a colui che ci salverà tutti. Ok, dopo sta spanaflisciata, parla di Timotep. A fase rap. Vabbè. Aia. Amore mio. Come ti senti? Molto meglio ora che sei qui. È un ippopotamo motto quello? C'è qualcosa di strano nel tuo sguardo. Che ti succede? Ho sognato nostro figlio. Bayek. La moglie del gran sacerdote è stata avvelenata. Il suo veggente crede che l'avvelenatore sia chi cerchiamo. La lucertola? Credo di sì. Il toro api è ormai in punto di morte. Andiamo al tempio. Lungo la strada mi parlerai dei tuoi sogni. Vieni, saremo più veloci in barca. Ah, ok. Guido io? Allora, come ci si sente a essere il Magi di tutto l'Egitto? È come provare a fermare le formiche a volte. Ma sono orgoglioso di aiutare il popolo. Anche io. E sono orgogliosa di servire la regina. Hai parlato con il gran sacerdote? Sì, in preparazione all'arrivo della regina. Verrà qui a Menfi? Sì. L'esiliata torna a farsi vedere nel cuore del vecchio Egitto. Il giovane Tolomeo non ne sarà felice. Vederti mi scalda il cuore, Bayek. Aia, sei tutto ciò che mi è rimasto. Ti voglio sempre al mio fianco. Sono vincolata al servizio della regina. E il nostro vincolo? È più importante che mai, ma sappiamo di cosa è capace l'ordine. Possiamo combatterlo restando insieme. Ho dato la mia parola alla regina. Cosa ha fatto lei per te che io non ho fatto? Spinge il mio sguardo fino all'orizzonte. Piangerò sempre la nostra perdita. Sempre. Ma abbiamo responsabilità che vanno al di là del dolore. Perché nessuna madre viva quello che ho dovuto vivere io. Quando ucciderò la lucertola? Quando l'avrai uccisa, lascerò Menfi. E allora ti seguirò. Andremo a caccia insieme, come un tempo. Hai parlato di sogni che ti preoccupano. Vuoi raccontarmi cosa hai visto? No. Non voglio turbare anche te. Un giorno dovremo parlarne. Quando la sabbia si calmerà. Quando la sabbia si calmerà. Quando si calmerà. Presto. Spero. Ma. Vabbè. Quindi Aya è comunque legata a Cleopatra, pratica.
Dobbiamo uccidere questi dell'ordine. Uccidiamo sti due. Da dove cominciamo? Va al recinto del dio. Parlerò alle sacerdotesse. No, ma certo. A me il compito più ingrato. Te pareva. Ingresso nella zona dell'indagine. Vediamo un po'. Allora. Mi scusi, ho dato una botta. Hai nutrito tu il toro api? No. Sono le sacerdotesse a occuparsi di tutto. Sai dove tengono il suo mangime? In quel posto vicino alle scale. Ma da quando il toro si è ammalato lo tengono chiuso. Ti ringrazio. Ok, la malattia poi. Del toro forse è causata dal cibo. Ma è presto per dirlo. Mi servono altre prove. Allora, interagisci qua, vediamo. Cibo per il toro. Mm-hmm. Il resto forse si trova in questo capanno. Eh sì, secondo me sì. Vediamo. Con le buone maniere si ottiene tutto. Noccioli di pesca. Se il toro api li ha mangiati, il motivo del suo male è chiaro. È questa collana. Una delle sacerdotesse gemelle ne indossa una simile. Scopriamo se all'altra manca qualcosa attorno al collo. Ok, dobbiamo no, non dobbiamo scendere. No, no. Dobbiamo andare in per di qua. Salute a voi, sorelle. Come pensavo, a una delle sacerdotesse manca la collana. Da quanto prestate servizio nel tempio? Quindi? 2 mesi, sin dalla scelta del nuovo toro. Sono una serva della regina, che desidera con ogni forza il bene di Api. Potete dirmi come scorrono i vostri giorni? I giorni sono tutti uguali. Ci svegliamo per pregare, quindi nutriamo il dio. Benediciamo il suo grano. Un uomo gli serve l'acqua e pulisce gli escrementi. Vabbè, scusate, devo parlare a Quaia. Comportamenti sospetti. Niente. Sì, il contadino. Sono certa che il contadino che porta il grano abbia uno strano sguardo. Forse potresti interrogarlo. Interrogarlo? No. Troverò il contadino e sarà la giustizia della mia lama a parlargli. Vabbè, aspetta un attimo. Non vuoi prima interrogarlo? No. Non serve. La condanna di chi si è promesso alle dee gemelle è sufficiente. Ha peccato contro il dio. Deve morire. Ma no, non è lui il colpevole. Mia sorella è stata precipitosa. Potrebbe essere innocente. Aspetta. Questo è un modo scaltro di avvelenare un animale. Sorelle mie, è stato un incidente, vero? Uno, forse. Ma così tanti. Dovevamo salvare Pancrate. Ehi! Chi? Nostro fratello. I banditi lo hanno rapito mentre eravamo insieme al mercato. Ci hanno costretti ad avvelenare il dio. Avrebbero dato il nostro fratello in pasto ai coccodrilli. Non abbiamo chiuso occhio da allora. Mi dispiace molto. Non avevamo scelta. Noi non... Qualcosa non va. Non sono maledizioni. C'è l'ordine dietro a tutto questo. Va al tempio di Hathor senza di me. Non posso lasciare le gemelle ora. E te pareva? Cioè, ma sempre tutto noi dobbiamo fare, boh. Se può uscire da sto buchetto? Yes. Allora, e fatemi arrivare a una strada che mi piglio la cavalcatura. Questi due dormono all'aperto, vabbè. Ma nel deserto non fa freddo la notte? Allora, cavalcatura. Dai. Damose. Damose dove? Un per di qua o un per di là? Un per di qua? C'è modo di andare dall'altra parte? Mi sa di no. Aspetta, va. Famo così. Coccodrilli, state buoni, eh. State buoni. Buoni. Obiettivo vicino. Chiamiamo Senu, vediamo. Dov'è? Ok, eccolo qua. Qui però c'è un sacco di gente, veramente, eh. Oh no! Ma come devo morire? Sono arrivato adesso! Cretino! Mi consenta, non so manco arrivare... Eh,
Che diamine. Ma possibile che siete così accaniti già? Sono appena arrivata. Ma dai. Olè. Avvelina, avvelina, va. Tiè. Se si avvicina qualcuno muori instant. Allora, allora, vogliamo fare un check? Perché qui mi stanno prendendo un po' in contropiede, come dire. Non ho visto chi c'è o chi non c'è. Mangia. Boh. Allora, andiamo in per di qua e facciamo fuori questo intanto. Qui c'è un passaggio, che cos'è? Passaggio, sì. Quelle guardie non scherzano. No, in effetti no, non scherzano. Ma questo è un passaggio. No. Non sta in basso, però in basso c'è un tesoro. Io scenderei. Ah, forse no, aspetta. Là. Vai, scendi, Bayek, scendi. Allora, qui c'è qualcosa. C'è un coccodrillo lì giù, benissimo, ci fa tanto piacere proprio. Attenzione, attenzione, attenzione. Mi scusi. Olè. Allora, il tesoro sta in per di là, però io mi sa che devo passare in per di qua. Per andarla a prendere, oppure in per di qua, vediamo. Qua c'è un sacco di roba qua sotto, tiè. Allora, va, buttiamo, se va. Ok. Pigliamo tutto. C'è nient'altro, no? Ma che? Ma non volevo fare qui. Oddio, serpentino! Oddio, il panico. Con i serpenti il panico proprio. Ce ne sta qualcun altro? No. Solo uno. Meno male. Scudo. È uno scudo che è più, però, più debole del nostro. Ok. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo andare sopra. Sopra. Buttate però. Ciccio, dai, ed è qua. Allora, vediamo un po'. L'altro tesoro dove sta? C'è un altro tesoro. Deprede il tesoro. Eccolo là. Ma là sarebbe sempre in basso. Però dall'altra parte, ok. Allora, e boh. A sto punto usciamo? Saliamo? Dunque, stai un po' in basso, ma non tantissimo. Ok, qua ci siamo venuti prima. Questo intanto vorremmo farlo fuori bellamente. Meglio stare bene attenti qua. Vabbè, sta da un'altra parte, quindi niente, aspetta. Me lo dici dopo, quando te posso sfuggire.
Ma il tesoro sta qua. Un salvatore. Sei il mio salvatore. Il tempio dimenticato sotto quello di Hathor è un ottimo luogo per pregare in segreto. Il crollo del soffitto ha rivelato diverse stanze in cui possiamo continuare ad adorare Sobek, lontano dallo sguardo di Ptah. Dobbiamo continuare a muoverci nell'oscurità. Non vediamo alcuni dei nostri sacerdoti da un po' di tempo. Forse si sono imbattuti nelle guardie. Chiudiamo. Ok. Sei tu Pancrate? Pancrate? Sì. Sì, a lode agli dèi per aver mandato un vero guerriero a salvarmi. Aspetta. Ti riporto a casa. Aspetta. Olè. Allora, dovrei far fuori anche questo. Olè. Così ci abbiamo il via libera. Credo. Ah, il tesoro sta qua sotto? Possibile? Ma no. Ma no, ci sono stata qua sotto. No. Allora, pigliamo Ciccio qui. E Damose. Bravo Bayek, un po' di sportiveggianza che se lo portiamo via. Unpress. E qua. Dimmi come ti hanno rapito. Meglio non parlarne qui per strada. E queste ferite, inizio a sentirmi davvero debole. Che c'è una barca, no? Allora, facciamo così. Molte piazzo sopra il cammelluccio qui, dai, la. E damose. Abbiamo fatto subito, Oissabella. Questa è casa mia. Ok. Prima di entrare dobbiamo parlare. Parliamo. Dai. Oh. Ma... Ok. Sono dovuta spostare sul punto. Preferisco che le mie sorelle non sappiano ogni dettaglio. Ma certo. L'uomo che ha voluto il mio rapimento è un sacerdote di Anubi al Grande Tempio. Uno dei sacerdoti di Pascherempta. Come lo trovo? Indossa una sciarpa blu e tossisce di continuo. La lucertola. So come trovarla. Ok, quindi sappiamo dove sta la lucertola. Pancrate! Sei ferito? Che cosa ti hanno fatto? Mi tenevano legato. Mi davano soltanto qualche crosta di pane secco. Allora? È opera della lucertola. Dovrò sporcarmi le mani con il sangue di un altro sacerdote. L'ordine è ovunque. Per salvare l'Egitto ucciderei anche un migliaio di sacerdoti. Siamo votati alla violenza. Ora e sempre. Dobbiamo dirlo a Pascherempta. Ci attende al palazzo. Ho preparato dei cavalli. Segui Aya. Va bene, prima di seguire Aya, io direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Abbiamo fatto un bel po' di cose. Volevo cambiare però Bayek. Volevo mettergli, innanzitutto volevo togliergli il cappuccio, ecco. E poi magari vogliamo vestire, vogliamo mettergli un vestito diverso, tipo questo, anche se non si vede una ceppa. Vesti di Horus, vediamo un po' come sta. Vedi che roba. Vediamo un po'. Temis. Ma è scalzo, completamente scalzo. Vabbè.
Allora, sì, adesso vengo, Tesoa. Allora, per oggi ci fermiamo qui. Un saluto a tutto, no, a tutto. A tutti da me e da Baie, che ci sentiamo al prossimo episodio. Usciamo di qui, presto.